Oggi parliamo di un elemento curioso. Ragazzi, non so se lo sapete, ma esiste da tanti anni la credenza secondo la quale Oda inserisca all'interno di alcune cover a colori degli indizi che ci anticipano alcuni sviluppi del manga. Ebbene sì, sono dei piccoli dettagli che la prima volta in cui si legge il capitolo non si notano. Poi invece, col senno di poi, una volta magari andata avanti con la storia, capita di ritrovare una vecchia cover e dire: ma Oda è un genio, ce lo aveva anticipato! E sembra proprio che ancora una volta il nostro autore colpisce ancora. Lo commenti anche tu. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale per un nuovo video dedicato a One Piece. Cosa davvero molto importante, prima di cominciare iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i nostri prossimi contenuti. Ma torniamo a noi e cominciamo a fare degli esempi. Nella cover del capitolo 520, Ruffy gioca a carte con la sua ciurma. È interessante notare che con una mano tiene la carta di Brook, che potrebbe appunto indicare la morte, e con l'altra tiene invece una carta con l'asso. Questa cover potrebbe essere un riferimento alla morte di Ace. Nella cover del capitolo 310, invece, quindi ancora prima, vediamo i Mugiwara vestire gli abiti dei samurai. Attorno a loro c'è un enorme drago rosa che somiglia molto a Momonosuke. E negli abiti di Luffy c'è quello che assomiglia al simbolo dei Kuzuki. Questa quindi sembra proprio una cover che ci anticipa la saga di Wano. Capitolo 310, non so se mi spiego. Nella cover del capitolo 937, Zoro sta guardando una mappa che raffigura una spada e riporta la scritta Enma. Questa cover, dunque, potrebbe anticipare l'ottenimento della Enma da parte di Zoro. È proprio per tutte queste ragioni che i lettori di One Piece spesso cercano di prevedere il futuro sfruttando le cover a colori pubblicate. È davvero troppo interessante la recente cover del capitolo 1039, quindi qualche capitolo fa. In questo disegno vediamo una scimmia che guarda Ruffy. Questa scimmia indica al capitano dei Mugiwara una sostanza sciolta, una sostanza che è inutile che facciamo finta di niente, per come è stata disegnata fa pensare molto a quello che succede a Ruffy all'interno del capitolo 1043. Oda con questa cover a colori è come dunque se ci anticipasse quella sorta di scioglimento. Interessante anche il fatto che a guidare Ruffy verso questo cambiamento sia una scimmia, dato che sappiamo che il nome completo del capitano dei Mugiwara è appunto Monkey D. Ruffy. Vi invitiamo a lasciare like se questo video vi è piaciuto e se siete arrivati fino a questo punto scrivete attraverso i commenti hashtag non sono coincidenze. Ma voi cosa ne pensate? Non trovate che Oda con questi riferimenti sia geniale? O pensate invece che siano soltanto delle coincidenze? E con questo è tutto, se questo video vi è piaciuto mettete un bel like e iscrivetevi al canale per non perdere i nostri prossimi video. Alla prossima!